È iniziata questa mattina con un banchetto in piazza e proseguirà fino alla fine di marzo presso l'ufficio Anagrafe tutti i giorni, dalle 9 alle 13, dalle 14.45 alle 16.15, una raccolta firme organizzata da tutto il Consiglio Comunale per la legalità contro il gioco d'azzardo, un fenomeno che costituisce la terza industria del paese, ma soprattutto che sta diventando una terribile piaga sociale. Oggi avete organizzato un banchetto qui in piazza per la raccolta firme per che cosa? Per una proposta di legge di iniziativa popolare contro il gioco d'azzardo patologico, perché come abbiamo avuto modo di discutere anche nelle settimane scorse in Consiglio Comunale, ci siamo accorti che i sindaci ad oggi non hanno alcun potere per combattere questa piaga che sta, soprattutto in un momento di crisi economica come questo, andando a colpire tante famiglie che in difficoltà provano a buttarsi nel gioco d'azzardo come ultima speranza per risollevarsi. Che tipo di legge volete proporre? Beh, una legge che vada a regolamentare in modo coerente e in modo soprattutto, diciamo, puntuale, sia aiutando a prevenire delle situazioni che sono disastrose, che vanno a colpire proprio alla fine le persone più disagiate di partenza, sia regolamentare un pochettino anche la diffusione di questo gioco d'azzardo che oggi è praticamente libero a 360 gradi, è diventato una fonte di guadagno alle spalle delle debolezze altrui. Allora questo sicuramente è incoerente. Secondo delle statistiche, l'aumentare della crisi aumenta il gioco d'azzardo. È un fenomeno terribile. Sì, tra l'altro quella del gioco d'azzardo è la terza azienda in Italia dopo Enel ed Eni ed è una delle poche, ahimè, in questo caso, che nonostante la crisi economica ha aumentato il fatturato, proprio perché, come dicevo prima, forse appunto in un momento in cui ci sono tanti disoccupati, soprattutto giovani, la tentazione è quella di provare con pochi euro, un colpo di fortuna, pochi euro che ad un colpo, un altro colpo, un altro colpo diventano anche cifre ingenti e dal momento che la media di quanto si spende in Italia per il gioco d'azzardo in un anno supera i 1.500 euro e in Emilia-Romagna abbiamo, ahimè, un dato che è più alto della media nazionale. Il sindaco Matteucci aveva proposto tassiamo il gioco d'azzardo e togliamo l'IMU. L'aveva proposto anche il Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio, bravo, grazie. In Commissione Bilancio gli è stato bocciato, ci è stato bocciato, questo purtroppo è un peccato. Io non mi voglio addentrare in questo. Speriamo che realmente ci sia la volontà da parte di tutti, oltre ai buoni propositi, di concretizzare qualcosa, perché la situazione è veramente pesante. Una situazione veramente pesante, come bisognerebbe affrontarla? Come una vera e propria patologia? Cioè, anche, e secondo me, collegandomi a quello che diceva Barnabè prima, secondo me appunto ci sono tante energie in giro, no, diciamo così, che vogliono combattere questa piaga. Bisogna che troviamo la capacità a tutti i livelli di mettere insieme, quindi la politica a tutti i livelli, a partire dal Parlamento, bisogna che faccia il suo lavoro e sul territorio, cioè, dando sul territorio ai sindaci di poter regolamentare laddove questo oggi non è possibile e poi anche facendo la prevenzione nelle scuole, mettendo insieme l'associazionismo diffuso che in tanti si stanno già occupando di questo, le parrocchie che stanno facendo azioni di sensibilizzazione e penso, come mi è già capitato di dire altre volte, che questo sia uno di quei temi per cui anche solo il parlarne aiuta, perché aiuta ad accendere i fari, i riflettori su una piaga di cui nelle ultime settimane si è un po' parlato di più, no? Anche dovuto al fatto che in Parlamento alcuni provvedimenti sono stati bocciati, insomma, se ne sta parlando, bisogna che continuiamo a parlarne e a trovare gli strumenti per arginare. Dunque la politica non solo per l'economia, per la giustizia, ma soprattutto per il sociale. Ah, qui assolutamente c'è bisogno di un intervento deciso su questo aspetto che è un aspetto sociale e è un aspetto anche insomma, di coerenza, di serietà. Lo Stato non può al contempo essere moralizzatore e tenutario di bordello, per intenderci. Ora io capisco che ci sono purtroppo delle lobby potentissime, lo sappiamo benissimo, però se tu vuoi veramente fare qualcosa in nome del bene comune devi avere il coraggio di farlo contro anche le lobby potenti. Francesca Diletta per Faenza Web TV.